L'appuntamento del mercoledì con Buongiorno Fitness. Oggi con noi c'è Jeffrey Guzman, un ragazzo che conoscete tutti. Ciao Jeffrey, ciao, grazie per essere con noi. Lui è un atleta, lo era prima di una brutta avventura che purtroppo è stato costretto a vivere, alla quale però ha reagito con tanta forza, con tanta volontà. E lui era un boxer e continua a praticare il pugilato, vero? Allora, ricordiamo che il 10 aprile del 2022 Jeffrey lavorava come chef in un locale ed è successo che una persona lo ha gambizzato. E sapete che c'è stata una vicenda giudiziaria che si è conclusa poche settimane fa. Jeffrey, parliamo della tua vita adesso. Come è cambiata dopo quello che purtroppo ti è successo? Allora, la mia vita è cambiata proprio completamente, perché io prima ero un ragazzo molto energico, molto attivo, lavoravo tantissimo e non stavo mai a casa, lavoro, allenamento e la famiglia, quindi per me stare così adesso un pochino ti pesa? Sì, mi pesa, ma grazie a Dio che mi dà la forza e come io sento pugile, quindi non mollo mai, quindi a me mi ha aiutato tanto questa cosa, di essere un pugile, quindi mi ha dato la forza di continuare avanti, che non si molla mai. E tu ti alleni regolarmente? Sì. Quante volte a settimana? Allora, 3 volte a settimana, perché sto facendo pure la riabilitazione, quindi quando non faccio la riabilitazione vado in palestra. Hai un programma di gare? Allora, tanto tempo fa ho fatto l'incontro, il mio primo incontro in sedia, quindi a me mi è sembrato un pochino, mi sono sentito un po' strano, perché io prima ero un ragazzo che combattevo in piedi, quindi mi muovevo tanto, quindi adesso non usando la gamba è un po' difficile per me. Io sono una persona che mi muovo tanto sul ring e trovarmi così sulla sedia e combattere solo con le braccia è un po' difficile, ma per una persona che vuole arrivare dove vuole non è niente difficile, quindi ho dato tutto il mio stesso e continuo a dare tutto quello che ho. E poi aspettate altri incontri quest'inverno, a presto. Insomma, un fitto programma di gare. E dove trovi questa forza di volontà? Allora, la forza di volontà, prima cosa me la dà Dio, poi me la dà la mia famiglia. Oggi tu ti alleni con noi e ti presentiamo il tuo personal trainer e vediamo che cosa deciderete di fare insieme. Va bene. Questa è la palestra Le Dune Fitness. Bellissima. Lui è il tuo PT di oggi, il personal trainer Antonio Riga. Sì, sei pronto per l'allenamento? Certo, sì. Antonio, che cosa vogliamo far fare a Jeff? Oggi faremo le trazioni a kinesis e un esercizio con i manubri per i bicipiti. Allora, il primo esercizio è un esercizio con il kinesis. Ti aiuto a prendere l'attrezzatura. Si tratta di una trazione ottima per allontanare i dischi vertebrali, è un esercizio per i dorsali, si va su, si estende bene le braccia, si scende e si butta fuori con il fiato, i gomiti un po' più avanti in questa trazione. Questo è un esercizio che porta dei grandi benefici sia per la muscolatura dorsale che per il distanziamento dei dischi vertebrali che potrebbe porre. L'importante è che quando si va su ci si lascia un po' andare e stirare. La respirazione è ottima e l'esecuzione è ottima anche. Bravissimo. Come sta andando, Jeffrey? Benissimo, proprio mi trovo come se fosse a casa mia, sotto il garage a fare i pesi, quindi bravissimo il maestro. Bene, quindi sei pronto a continuare? Certo. E allora torniamo a lavorare con Antonio. Secondo esercizio, facciamo i bicipiti,
si parte da questa posizione, si va su e si ruota e si espira. Andiamo su con i bicipiti, butti fuori. Perfetto. Scendi. Si distendono bene le braccia. Bellissimo, anche in questo caso l'esecuzione è ottima. Come va? Si sentono i bicipiti? Perfetto. Butta fuori quando vai su con i manubri. Perfetto, si ispira e si espira. Sei stato bravissimo, oggi abbiamo allenato sì. I muscoli di trazione, i dorsali e i bicipiti, l'esecuzione tecnica era ineccepibile, pesi adeguati e sei stato bravissimo. Grazie, grazie, bravissimo anche tu. Già si sentono già. Sei stato fantastico, Jeffrey, guarda cosa ti ho portato. Bellissimo. Grazie. Te la senti? Certo. Allora. Adesso tu indossi i guantoni e ci farai una simulazione della tua arte. Allora, ci dà una mano Antonio che porta i Pao con tutta la forza che hai. È così, povero Antonio. Così abbiamo visto la tua grinta, grazie Jeffrey, grazie Antonio per esserti prestato. Diamo la linea alla dottoressa Anna Veciorek per la pillola di salute e poi torneremo a salutarci insieme a Jeffrey e Antonio. Buongiorno, punta a ridurre la circonferenza addominale. Se sei la donna e hai più di 80 cm sull'addome, se sei uomo e hai più di 94 cm sull'addome, sei stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un obeso obesa addominale. Questo comporta una serie di aspetti negativi per la salute perché aumenta processi infiammatori, espone di più a sviluppare malattie cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2, malattie neurodegenerative. Accumulare massa grassa a livello addominale è quella più negativa alla salute perché è molto vicina a tutti gli organi. Cellule adipose a livello addominale è un vero e proprio tessuto endocrino che stimola produzione delle citochine, le sostanze proinfiammatorie che stimolano produzione di altre cellule adipose e di conseguenza rallentano il livello del metabolismo. Se hai eccesso di massa grassa a livello addominale, punta di ridurlo il prima possibile. Questo è ancora più importante che lavorare solo sulla riduzione di chili di per sé. Grazie, do la linea a Mila. Grazie alla dottoressa Anna Veciorek. Jeffrey, noi oggi abbiamo parlato pochissimo della tua storia perché preferiamo vederti come atleta, però una domanda sulla sentenza che c'è stata a giugno vorrei fartela. Cosa pensi di aver detto 12 anni di cui 5 di REMS? Allora, io sono stato molto, molto contento e soddisfatto perché la legge ha fatto il suo corso, quindi sono stato molto contento questa cosa. Allora, qual è il tuo sogno adesso? Allora, il mio sogno è continuare a fare pugilato e allenarmi per mettermi in piedi il prima possibile, se Dio vuole.
Da te che sei così forte, un messaggio di coraggio a tutte le persone che vivono momenti di difficoltà e devono piano piano tornare a una vita normale. Allora, non esiste un ostacolo per niente, quindi l'ostacolo si superano. Anche se cade, alzati 3.000 volte e continua, che la vita non si ferma qua, se tu vuoi. Quindi tanta fede e non mollare mai. Grazie a Jeffrey Guzman, ti posso dare un bacio? È stato veramente piacevole andarsi con te. Noi ringraziamo di cuore Jeffrey, ringraziamo Antonio Riga, il personal trainer, grazie al nostro tecnico Alberto Capo, grazie a tutti voi. Ricorderemo questa puntata che è stata l'ultima del Buongiorno VIP. Arrivederci a domani.